Buongiorno amici di Volonwright, siamo qui presenti al laboratorio Col Fischio a Palazzo Barolo. Abbiamo il piacere di parlare con Chiara ed Erika di Arte Pura, al quale adesso rivolgiamo due semplici domande. Chiara, qual è il vostro ruolo all'interno del laboratorio Col Fischio? Dare una mano ai bambini e insegnare a loro com'è fare delle palline con la creta e insegnare a loro come usare anche lo stuzzicadenti per fare questi oggetti che dovevano portare poi a scuola. Ok, e qual è invece l'obiettivo? Cos'è che vi ponete di insegnare ai bambini stessi? Ad esempio come usare l'argilla o piuttosto come usare i vari strumenti per manipolarla? Insegnare ai bambini che poi nel futuro possono insegnare anche loro poi, quando sono un po' più grandi, insegnare agli altri bambini come fare questi oggetti con la creta e come manipolare l'argilla. Va bene. Invece te, Erika, ti senti di dire nei vostri anni di lavoro quali sono stati i miglioramenti che avete riscontrato? Beh, noi siamo stati qua per anni a fare mediazione culturale, a aiutare le persone a vedere la mostra, a spiegargli le opere e tutto, e adesso ci siamo cimentati anche in questi ultimi anni a condurre i laboratori, il Fischio, il nostro laboratorio, non rompere le scatole, quindi con Saverio Todaro, e negli anni siamo cresciute, siamo migliorate sempre, ci siamo sempre messe in gioco, ecco. Per quanto riguarda la giornata di oggi, una domanda un po' più personale, come ti sei sentita e come ti sei trovata a lavorare con dei bambini? No, abbastanza bene, perché mi sentivo abbastanza a mio agio aiutare, mi sono messa un po' a livello loro, ecco, mi sono sentita un po' bambina a dargli una mano, gli davo due dritte come cosa dovevano usare, che il pezzo d'argilla è la loro carta e lo stuzzicadente era la matita, che potevano disegnare quello che liberamente quello che volevano. Va bene, ringraziamo allora Chiara ed Erika e per ora da Volonwright è tutto.